Eccoli qua, mi dispiace per avervi fatto aspettare un po', la strada era un po' lunga, venivo da Roma, avevamo appena finito le riprese di una puntata di Ulisse che stiamo realizzando e il tema è Moby Dick, stiamo per raccontare tutta la storia vera di Moby Dick. Come sapete, molti fatti che spesso si raccontano a volte hanno delle basi vere. Invece questa sera quello che... La cosa di cui vi parlerò, eccola qui, è un fatto purtroppo molto vero, molto reale, che tutti noi conosciamo. Conosciamo però per quello che ci hanno raccontato, non certo per quello... Ci sono tanti dettagli che sono rimasti, diciamo, sepolti letteralmente e che adesso stanno venendo un po' alla luce. Allora io questa sera cercherò di fare un racconto. Voi siete tanti, mi fa molto piacere vedere tante persone, l'anno scorso è venuto qui, magari qualche volto lo riconoscerò, non lo so. Comunque sono molto contento che abbiate atteso pazientemente. Questa sera il racconto sarà diverso rispetto a quello dell'anno scorso. L'anno scorso parlavo dei bronzi di Riace, quindi era una situazione molto più, come dire, raccolta in qualcosa che noi vediamo, che sono due statue, due corpi magnifici. Qui invece, per così dire, i corpi sono tanti, molti di più, e ci stanno raccontando quello che è successo. L'altro ieri era Pompei, stiamo facendo un servizio, appena chiuso un servizio di Super Quark che andrà in onda a luglio, proprio su questi che vengono chiamati corpi, vengono chiamati calchi, vengono chiamati, che stanno raccontando un po' quello che è successo nel 79 dopo Cristo, una tragedia che conosciamo tutti, però come scoprirete questa sera una tragedia che non conosciamo abbastanza bene, paradossalmente. Molto semplicemente vi dirò che Pompei, che è il nostro, che è il sito più straordinario che voi possiate trovare in archeologia, perché non è una città abbandonata come quella dei Maya, le piramidi, oppure gli Inca, oppure anche le grandi, non so, strutture medievali, molto spesso sono abbandonate o sono state ricostruite sopra delle cose che hanno cancellato affreschi, muri, mosaici, magari sono stati strappati. Pompei no, Pompei è rimasta congelata, sepolta, come messa in una specie di congelatore del tempo, e si trova tutto, si trovano i muri, gli affreschi, i colonnati, i capitelli, si trovano anche le persone, si trovano anche i piatti con il cibo sopra. Tutto è venuto così rapidamente che molte persone sono semplicemente scappate. E adesso vi racconterò alcune di queste storie. Sì, io ho fatto un libro, il libro aveva come scopo quello di raccogliere quello che ho imparato in 20 anni di riprese a Pompei. All'inizio ero come voi, uguale a voi, non sono un archeologo, sono un amante del passato, la mia formazione è quella di paleoantropologo, quindi ho studiato quello che viene prima dell'archeologia, se vogliamo, prima della storia, cioè la preistoria, uomini preistorici con scavi in Africa, eccetera. Quindi quando arrivo con le telecamere su questo sito, arrivo con la deformazione professionale. So che cosa significa scavare il passato e so quali sono i problemi. Cosa ti può dire un reperto, cosa invece non ti può dire e soprattutto come lo devi trattare. E vi accorgete che uno scavo archeologico è come un sito di CSI, no? Cioè di questi polizieschi, in cui c'è il corpo, gli oggetti, devi considerare il tutto, dal DNA all'opposizione di un oggetto, come un insieme che ti stanno raccontando un passato che si è fermato. E lo stesso è Pompei. Pompei fino ad oggi è stato visto come una grande città dal punto di vista classico, cioè si sono guardate la parte soprattutto artistica, no? Insomma, gli affreschi, lo stile degli affreschi, i capitelli, le statue. Ma quanti hanno veramente cercato di capire che cosa è successo? In realtà Pompei è un'enorme scena del crimine, con tanti morti e un assassino. Ed è facile riuscire a capire che cosa è successo, ma non è mai stato fatto abbastanza. Guardate, fino agli anni Ottanta gli scheletri che si trovavano nei siti archeologici, in generale, generici, venivano presi e messi negli ossari, in un cimitero, nel Camposanto. Solo a partire dagli anni Ottanta si è cominciato realmente a studiarli e sono venute tutte quelle cose che vedete poi nei telefilm, no? Con quegli esperti che ti vengono a dire l'età, la morte, l'altezza, il dente, ci dice questo e quest'altro. Prima si buttava via tutto.
o comunque nei casi di Pompei no, si teneva, diciamo, dentro dei contenitori, ma non erano poi così studiati, se non dal punto di vista così, ne trovai in una posizione che aveva un oggetto in mano o meno, cercai di capire delle cose. Quindi è qualcosa di recente. E io in questi 20 anni ho raccolto tante informazioni da parte dei vulcanologi, da parte degli antropologi che ho studiato, e anche dagli archeologi. Quindi mettendo tutto assieme emerge un volto di Pompei che noi non conosciamo. Allora, che cosa conosciamo di Pompei? Sappiamo che era una città ricca, dove avvenivano banchetti, c'erano signore, dame con i gladiatori di solito. Io vi sto dicendo tutte le cose che ci hanno detto i film e i romanzi. Poi c'era l'eruzione, è avvenuta quando c'erano i gladiatori nell'anfiteatro e tutti scappano. Cos'altro è successo? Beh, tutti muoiono, poi c'è la lava che arriva, copre tutto, era d'estate, eccetera. Tutto sbagliato. Allora, cominciamo dall'inizio. Pompei era una città ricca? Sì, però Ercolano lo era molto di più. Ercolano, che era vicina, molto più piccola, 4.000 persone forse, 5.000, rispetto agli 8.000, 12.000 di Pompei, era più piccola, ma era come, non so, una città molto su. Anche l'arredamento che è stato trovato, Ercolano si è conservato il legno, trovate poi il soffitto a cassettoni, potete immaginare l'odore che un romano che sentiva entrando a casa dei genitori, e sentiva quel profumo del legno che ci ricorda un po' la casa della nonna a volte. Cioè, dovete immaginare una città ricca, quella di Ercolano. Pompei è una città a vocazione agricola, commerciale, perché si trova lungo la costa, lungo un fiume che si chiama Sarno, e quindi ha un porto fluviale da cui arriva, non so, il vino, tutte le cose dall'interno, e poi c'è il mare da cui parte tutto. Si vende, non so, il famoso Falerno, che è questo vino straordinario. Quindi è una città di imprenditoria commerciale agricola, è meno ricca dal punto di vista sociale della città di Ercolano, ma è molto più grande. A Pompei c'è il quartiere Bene, che è una specie di Beverly Hills, che se guardate la pianta sta in alto a sinistra, dove ci sono case con affreschi pazzeschi, c'è addirittura una strada dove non ci sono i bar e i negozi, quindi un quartiere residenziale con un arco che restringe all'entrata questa via, sembra un'area, oggi diremmo, con la barriera, per cui una specie di via privata per non far sentire troppo rumore a chi ci abita. Lì ci abitavano veramente i ricchi. Poi c'è un'altra area dove c'è una strada lunga, che è la famosa Via dell'Abbondanza, che era una strada, se vogliamo, come il corso, un nostro corso, no? In cui c'erano tanti locali messi in fila che si facevano concorrenza. Addirittura ce n'era uno particolare, ma è molto carina questa storia. Si riesce a capire una concorrenza fra due bar perché erano non solo vicini, ma ad un certo punto capisci che uno era il bar classico, molto bello, quasi probabilmente il più bello che voi possiate vedere a Pompei, con un grande affresco dietro, che era un larario, che era una specie, i larari erano dei piccoli templi con varie divinità da venerare ogni giorno per evitare incendi, furti, brutte cose che ti potevano capitare, sarebbe l'equivalente delle nostre assicurazioni, e quell'altro più vicino era più piccolo, su due piani. Però sappiamo dalle scritte sui muri che c'erano tre cameriere, probabilmente di nazionalità diversa, venivano comunque dal Mediterraneo, possiamo pensare a una turca, una palestinese o comunque del Medio Oriente, cioè, dai nomi lo riusciamo a capire, e una di queste, Smirina, si chiamava, doveva essere abbastanza birichina, perché il suo nome è stato tenuto cancellato perché era una serie di nomi, diciamo, in una campagna elettorale, loro, queste cameriere, chiedevano a tutti di votare per un certo politico, il suo nome è stato cancellato perché non faceva buona pubblicità. Perché? Perché capite subito che la proprietaria, che era una signora, aveva un bar vicino a un porto, tra virgolette, internazionale, e queste cameriere parlavano tre lingue diverse, ognuna parlava una lingua diversa, e quindi potevi contare su degli avventori stranieri, e poi, insomma, c'era anche al piano di sopra la possibilità di arrotondare, di finire il pasto in un altro modo. Chiaramente il bar vicino non ce l'aveva. Allora, vedete, queste dinamiche le riuscite a riscoprire scavando. Allora, voi, ritorniamo al discorso iniziale, voi avete una città, sì, diciamo romana, classica, come vedete nei film,
ma adesso vi spiegherò perché era completamente diversa. Innanzitutto, partiamo da quello che vedete qua nella copertina del libro. Quella che vedete alle mie spalle è Via dell'Abbondanza. Quindi proprio sulla mia sinistra dovrebbero esserci questi due bar, non si vedono inquadrati. Poi guardate, vedete che c'è un Monte Basso. Non c'è il vulcano, non c'è quella specie di Fujiyama che vediamo in tutti i film. In tutti i film noi vediamo sempre il Pompei con una specie di grande piramide, un vulcano immenso vicino. E infatti noi tutti ci chiediamo, ma come, non sapevano che c'era un vulcano? Sapevano che sarebbe potuto eruttare? Perché poi alla fine si... La realtà è che non c'era un vulcano. Non esisteva quel vulcano che vedete oggi, che le guide vi dicono il Vesuvio ha ucciso. No, non esisteva. Perché? Semplice, il Vesuvio ha cominciato a esistere a partire da quel giorno e ci ha messo secoli a diventare così grande. E allora che cosa c'era al posto? Quello che vedete lì, secondo me è anche stato un po' esagerato, era un Monte Basso, una specie di dorso di balena. Perché se voi guardate la tipica cartolina di Napoli, voi vedete la baia, il pino. Notizia, il pino è defunto negli anni 80, adesso quella foto non si può più fare. E poi c'è, se vedete il vulcano, il Vesuvio, lo vedete non come un triangolo perfetto, ma c'è una specie di dentello laterale e poi c'è il vulcano. Allora, lasciate il dentello, proseguite, togliete il vulcano, prendete il dentello e continuate e cancellate il vulcano. Questo è quello che vedevano, un dorso di balena, si è detto un monte piatto, con una cresta che vista dall'alto, ma doveva avere un elicottero, faceva un arco di cerchio, perché era quello, sì, un ex vulcano, era un vulcano immenso, in epoca preistorica era stato enorme, però poi si è spento. Ed è imploso, si è demolito. Alla fine tu avevi soltanto come una specie di posacenere, un arco di cerchio che era la base della sua, diciamo, di questa sua struttura. Ma non eruttava più da secoli, più nessuno sapeva che era un vulcano. Si era coperto di boschi, c'erano cervi, si sono trovati dei palchi di cervi dentro le case dei pompeiani. C'erano cinghiali, si andava a raccogliere la legna, i funghi. Insomma, era un monte amico che ha tradito i pompeiani. Ecco perché loro sono stati sorpresi. Era come se un monte vicino a una città banale di colpo eruttasse, facendo un'esplosione paragonabile a 50.000 bombe atomiche di Hiroshima. Questa è stata l'energia rilasciata però nell'arco di 3 giorni. Hiroshima è stato in un colpo solo. Ecco, questa è la prima cosa che vi colpisce. Quindi tutti i film sono sbagliati. Tutte le ricostruzioni, i romanzi che vi dicono questo sono sbagliati. Certo, la parte centrale di questo monte, lo sappiamo, era un po' sassosa e lunare, tant'è che due studiosi del passato avevano intuito che fosse un vulcano, Strabone e Diodoro Siculo, ma l'avevano anche scritto, ricorda un po' Letna, tutto bruciato, però non sono stati ascoltati.